successo in questa stagione che ci fosse più una partita senza vittoria, anche oggi avete imposto la vostra legge. Adesso la fuga inizia veramente ad essere di grandi proporzioni. Sicuramente è stata una vittoria importante, perché solo esclusivamente perché avevamo pareggiato la partita di domenica e quindi era importante ritornare alla vittoria oggi, e quindi la squadra l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha portata a casa. Sappiamo, l'abbiamo detto, che le partite per noi sono sempre difficili, no? Perché abbiamo visto domenica un Como che è venuto qui e ha giocato un'ottima partita, poi oggi ha fatto fatica anche lui a giocare un'altra gara, e come abbiamo sempre detto, per me le partite diventano tutte difficili, soprattutto nel girone di ritorno, quindi l'aver vinto oggi è stato importante e fondamentale per noi. Come Rauti anche Dani Motta in gol all'esordio, c'è un pizzico di magia in tutto questo? Speriamo che poi dopo continuino, perché fare gol all'esordio è bello, poi dopo però hanno il compito di continuare, e la speranza è quella che possa essere così anche poi nelle prossime partite, perché poi alla fine, lo diciamo sempre, no? Che è importante creare, è importante riuscire a creare delle palle gol, però poi alla fine è importante anche quando le crei riuscire a buttarla dentro per vivere meglio poi i vari momenti della partita. Dici sempre che non parli di mercato, una domanda però, tu pensi che si stia già un po' programmando per il futuro? Se valutiamo l'acquisto di Motta, è sicuramente un acquisto per il futuro, ma per il futuro in generale, nel senso che è un ragazzo giovane, un ragazzo che ha grandissima potenzialità, l'avevamo detto nei giorni scorsi, e quindi, come ho sempre detto, la società è vigile, e quando può prendere giocatori bravi come lui, se sono giovani, ancora meglio. Anche oggi si è visto un Monza con grande convinzione. Bisogna trovare gli stimoli tutte le settimane, tutte le partite. Domenica, terzo impegno settimanale, c'è la Provercelli in una partita non facilissima. No, non facilissima, perché torniamo al solito discorso, andiamo a giocare in trasferta su un campo sintetico. Sicuramente andremo ad affrontare una squadra ostica, e quindi sarà un'altra partita difficile, un'altra partita dove dovremo essere pronti soprattutto dal punto di vista mentale e dal punto di vista proprio del, come dico sempre, vi sarete stancati di sentirlo dire, però dal punto di vista dell'umiltà. Loro attraversa situazione di cosa hai pensato, qualcosa di capito? No, loro che ha preso la traversa, c'è stato un po' di. Che il calcio è questo. No, tu magari giochi, fai gol, hai avuto magari qualche occasione, fai un calcio d'angolo e prendi il gol dell'1-1 e ti cambia la partita e devi ripartire da capo. E quindi proprio questo è quello che dico, che bisogna essere cinici, bisogna essere cattivi sotto porta, bisogna riuscire a fare gol quando ti si creano delle opportunità, proprio perché sappiamo che magari tu gestisci una partita, ma poi in un calcio piazzato puoi prendere gol. Oggi è andata bene che la palla è andata sulla traversa, e anche se poi dopo ci sarebbe stato tutto il tempo per poter ripartire, però è sempre meglio che queste cose non accadano. Perché domenica il traverso abbiamo preso noi, tra l'altro. Sì, fa parte del gioco, dai. Una volta a te, una volta a loro. Senti, 3 punti in più, una partita in meno, 13 punti sulla seconda, sono numeri importanti e consistenti. Non hai paura che poi possa subentrare un certo, magari anche a livello inconscio, un certo appagamento, vedendo anche che dietro, tutto sommato, non c'è un accanimento all'inseguimento? No, non è che non c'è un accanimento all'inseguimento, è che i ragazzi stanno facendo qualcosa di importante, perché i numeri che stiamo facendo sono numeri importanti, e quindi loro sono i primi a sapere che questo campionato non ti permette di abbassare la guardia. Lo sanno, l'hanno dimostrato oggi, l'hanno dimostrato in altre partite, e quindi non possono permetterselo. Non posso permettermi io di pensare che siamo già chissà in quale posizione, non se lo possono permettere loro. Stasera, come dico sempre, si festeggia, siamo tutti felici perché abbiamo vinto una partita importante. Domani mattina ci ritroviamo a Monzello, dimentichiamo la vittoria di stasera e ci rimettiamo con la solita voglia a preparare la partita di,
di Vercelli, perché sarà una partita difficile dove se non arriveremo lì pronti col coltello fra i denti faremo fatica, e quindi è un attimo poi, e quindi logicamente no, questo non deve accadere, noi lavoriamo tanto su questo proprio. Mister, cosa scatta nella testa dei calciatori all'approccio di una partita? Cioè, perché con il Como hanno iniziato un po' più imballati e stasera invece sembravano belli fluidi subito in campo con personalità? No, dai, col Como abbiamo, secondo me, col Como abbiamo iniziato molto bene. Abbiamo iniziato molto bene creando due palle gol. Dopo il gol è successo che la squadra, stranamente, dico io, al posto di avere una reazione positiva e di continuare a rifare quello che è il nostro credo, quello che è il nostro modo di giocare, quello che è il nostro modo di interpretare le gare, si è un po' persa, ha un po' perso le distanze, un po' perso, non si aiutavano i giocatori in campo anche a livello di comunicazione, è come se avessero subito probabilmente il clima del derby, probabilmente qualcosa. Non dimentichiamoci che insomma era una partita comunque sentita, e magari il fatto di aver preso gol gli ha un po' tagliato le gambe in quel momento lì, perché nel primo quarto d'ora avevamo avuto noi due palle gol per poter andare in vantaggio, al primo tiro loro prendiamo gol e c'è stata una reazione sbagliata e negativa. Quindi vuol dire che non siamo perfetti, e in realtà perfetti non lo siamo, vuol dire che c'è sempre da migliorare e dobbiamo migliorare, e questo deve essere per noi quello che dicevo prima, un modo per continuare a cercare, se abbiamo veramente delle ambizioni, se abbiamo fame, quello di cercare di migliorare per non far sì che poi queste cose succedano, perché se ci dovessimo trovare in un'altra partita nella stessa situazione dovremmo comportarci come abbiamo fatto altre volte e andare avanti, ripartire, iniziare a giocare come noi vogliamo. Tornato da Maiorca, si è parlato tutta la squadra ancora un po' carica del lavoro, adesso a che punto siamo? Smaltito tutto? C'è ancora qualcuno indietro? Ma sì, ma io non parlo solo di carico di lavoro, perché poi dopo non è una questione di carico di lavoro, perché non è che gli abbiamo messo i lavori forzati, che quindi chissà quale cosa. Però succede sempre, e se andiamo a vedere anche altri gironi o altri campionati, che ci sono delle squadre che magari arrivano in un momento di forma top alla prima della sosta, poi dopo una sosta abbastanza lunga, ripartire diventa difficile, ripartire subito. Ha perso anche l'Atalanta, che è una squadra meravigliosa, per dire. E quindi la difficoltà è proprio quella. Noi fortunatamente dopo la sosta abbiamo fatto 3 partite, abbiamo fatto 7 punti. Quindi penso che nonostante tutto siamo stati bravi. Però adesso ce ne sono ancora tante di partite, e dobbiamo mantenere il livello alto, perché niente è finito e tante partite sono ancora da giocare, tante partite difficili sono ancora da giocare. Direi che oggi il turnover è andato molto bene, e volevo chiedere di Enrico, mi pare ha recuperato forse anche un po' prima del... Sì, Enrico teoricamente doveva essere disponibile per venire in panchina domenica a Vercelli. In realtà l'operazione è stata fatta molto bene, il recupero è stato, grazie ai nostri medici, ai nostri fisioterapisti, è stato un recupero bello, fatto in maniera perfetta, e ha fatto sì che lui potesse essere disponibile qualche giorno prima, e quindi siamo stati tutti felici, perché la fortuna è che sulla mano comunque lui ha potuto fare dei lavori già a Maiorca, e quindi non è che è dovuto stare fermo tutto il periodo e con pochi allenamenti nelle gambe, quindi lui si allena già da Maiorca, con la squadra è rientrato la settimana scorsa, ha iniziato a fare le partitine, e quindi diciamo che ha già una buona condizione, che migliorerà sicuramente nei prossimi 7-14 giorni. Invece Mosti e Franco? Mosti purtroppo l'altro giorno nella partita col Como ha preso una brutta ginocchiata e non è riuscito a recuperare per la partita di oggi, ma penso che da domani dovrebbe tornare disponibile, lo valuteremo domani mattina, ma teoricamente dovrebbe tornare disponibile tra domani e dopodomani. Franco invece ha avuto un attacco influenzale che l'ha tenuto ieri e l'altro ieri a letto con febbre e mal di stomaco, e quindi non era disponibile per la partita di oggi, ma anche lui domani mattina sarà con la squadra. San Pirisi dobbiamo aspettare ancora almeno una settimana, 10 giorni prima di rivederlo con la squadra, però abbiamo fatto un consulto molto importante che ha tolto dei pensieri negativi che si potevano avere su questo fastidio che lui si porta avanti da 1 mese e mezzo,
e quindi la speranza è quella che nel giro di 10 giorni, 7-10 giorni lui possa ritornare con la squadra ad allenarsi. Abbiamo visto che sono gli ospiti che devono andare. Ok, buona serata. Grazie. No, ci sono.